I Migurd sono una tribù della razza dei demoni che vive nella regione di Biegoia, situata nella zona settentrionale del continente dei demoni. Fisicamente hanno capelli e occhi blu e sembrano umani di 13 o 14 anni. Difatti, il loro invecchiamento si arresta intorno a quell'età, mentre ricominciano a invecchiare intorno ai 150 anni, mantenendo tuttavia immutata la loro altezza. Essi possono vivere fino a 200 anni. I Migurd nascono con la capacità di comunicare mentalmente fra di loro. Per fare ciò non usano uno specifico linguaggio. Difatti, i Migurd non parlano la lingua del dio demone, e questo rende difficile interagire con le altre tribù. Per questo motivo, di solito il capovillaggio e alcuni membri della tribù studiano le lingue più diffuse, in modo da poter comunicare con eventuali mercanti o viaggiatori di passaggio. Non è ben chiaro quali siano le capacità fisiche dei Migurd, tuttavia essi sono in grado di vivere nel continente dei demoni e utilizzano i gusci delle grandi tartarughe come base per le loro abitazioni. Pertanto non sono sicuramente una tribù debole, anche se sicuramente sono molto pacifici. A ciascun membro della tribù, indipendentemente dalla famiglia, viene dato il cognome Migurdia, mentre il nome inizia sempre per Ro. Queste regole non si applicano a quei pochi Migurd che vivono al di fuori del villaggio. Dopo la terza grande guerra fra umani e demoni, i Migurd sono stati spesso scambiati per membri della tribù dei Superd. Difatti, il blu dei loro capelli, se esposto alla giusta luce, può sembrare verde.